2012, tutti ne parlano e lei cosa ne pensa? Sì, il famoso 2012. Beh, se ne parla effettivamente a causa della famosa profezia, ma per quello che mi riguarda, ho sempre pensato che le profezie non servissero ad annunciare degli eventi come se fossero fatalità, ma ad allertare la coscienza collettiva nel caso in cui certe eventualità si presentino, nel caso in cui si presentino dei momenti di biforcazione storica per un popolo o per un pianeta. Dunque, per quello che mi riguarda, il 2012 non è una fatalità. Certamente, profezia o non profezia, il fatto di occuparci o meno di queste profezie non cambia il fatto che il mondo vada sicuramente verso un grande cambiamento. Non c'è bisogno di occuparsi per forza di archeologia e di spiritualità per capire che siamo arrivati ad una biforcazione. Personalmente, credo che non sia necessario essere catastrofici. Vediamo dappertutto che lo sconvolgimento è intenso, che ci sono cambiamenti climatici, politici anche, ma il 2012 non deve essere vista come una sorta di punto finale da cui non si possa uscire, quanto invece come un culmine per noi dal quale riemergere nuovi. Di cataclismi ne abbiamo anche adesso. Quello che è essenzialmente importante è capire che forse la data del 2012 è un'occasione per cambiare interiormente il rapporto con noi stessi, con la vita, con gli altri. Non so se vi ricordate, ma 30 anni fa già si parlava di eterizzazione del pianeta, almeno io ne parlavo già, e credo che ci siamo. Ho anche detto che quando si parla di eterizzazione del pianeta non dobbiamo immaginarci che la Terra diventi vaporosa. L'eterizzazione si manifesta prima di tutto con un cambiamento di stato vibratorio della materia. Lo vediamo che è continuamente diversa oggi, ma cambia anche il nostro stato di concepire la vita. Le percezioni si fanno molto più sottili di prima e credo che intorno al 2012 questa opportunità che abbiamo si manifesterà sempre di più, l'opportunità di pensare in modo diverso e di capire che siamo non solo esseri di carne ed ossa, ma che c'è qualcosa dietro di noi, nella coscienza, e anche qualcosa che è davanti a noi. In breve, abbiamo un'anima e questo è il momento di coltivarla. Penso che sia uno squillo di tromba questo, l'opportunità per noi di cambiare modo di vivere. Che ci siano problemi difficili, beh, non dubito, ma che ci siano anche delle cose belle, io credo. Il fatto che ci sia anche una recrudescenza della barbarie, beh, questo è stato il modo di funzionare della Terra per molto tempo. C'è però anche una recrudescenza della speranza, della coscienza, e poi dobbiamo capire che non siamo soli nell'universo, certamente non siamo soli. Cosa pensa dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti che tutti quanti vediamo nell'ambiente circostante, soprattutto del senso di paura in generale, che è intorno alla data del 2012. Bene, i cambiamenti climatici possono essere visti in due modi. Per cominciare bisogna capire che ce ne sono stati tantissimi in passato, di cui non abbiamo praticamente più il ricordo, ma ci sono gli scienziati che ci ricordano che queste cose sono accadute, dunque non è certo la prima volta che accadono. Ma al di là di questo fenomeno naturale e ciclico, credo che noi esseri umani abbiamo fatto gli apprendisti stregoni questa volta, in questi ultimi anni, e abbiamo voluto metterci del nostro, abbiamo messo mano al ciclo dell'evoluzione modificando le circostanze climatiche del pianeta, ci abbiamo messo del nostro e quindi proprio per questo
Oggi possiamo aspettarci ogni tipo di guaio. Con questo però non credo sia il caso di entrare nella paura. La paura non ha mai fatto evolvere nessuno. Possiamo credere che lo faccia muovere il mondo, la paura. E va bene, lo fa muovere, ma credo che quel movimento non sia di progresso. Quello che si profila all'orizzonte per noi deve più che altro richiamarci a quella che è l'essenziale della nostra evoluzione. Cosa siamo venuti a fare sulla Terra? Siamo venuti per approfittare al massimo di questo ambiente materiale oppure per sviluppare qualcosa sul piano degli aspetti superiori dell'anima? Siamo ovviamente venuti per imparare a crescere e nei momenti caldi, diciamo così, come questo, possiamo metterci alla prova e vedere sia nell'introspezione sia nei mille modi in cui interagiamo con gli altri e viviamo il nostro modo di vivere ogni giorno, vediamo a che punto siamo arrivati e che cosa vogliamo davvero per noi e per gli altri. È un modo per ritornare all'essenziale. Credo che questa sia una bella epoca, anche se per certi versi è terrificante, bella nella misura in cui già ci offre l'opportunità di crescere tantissimo, e in definitivo è questa la cosa che conta. È un'epoca che ci offre l'opportunità di cercare, senza più tergiversare, di ricordarci che cos'è il nostro Cristo o il nostro Buddha interiore, ricondurci all'essenziale. In questo senso possiamo dire che è molto bella e molto ricca, dunque non abbiamo paura. Io ho già dei progetti per il 2013, penso ai seminari, alle conferenze, dico comunque qualsiasi cosa accada, il mondo certamente non si fermerà qui. Merci. Merci.